proprio più anch'io di nome e non di fatto, e non ho trovato riferimenti a detti. Però per tornare al problema del dubbio, sia Ricci che Savioli si sono proclamati uomini del dubbio, quindi questo dubbio ha inciso. Poi bisogna verificare nel concreto come si è esplicato questo dubbio. Beh, al di là di tutto questo, io posso solo riscontrare il grande successo della scuola di Michelucci, dell'insegnamento di Michelucci, che come sapete è stato importantissimo dal punto di vista della trasmissione di valori etici, morali, sociali, fondamentali. Ed è stato altrettanto importante nel rifiuto da parte di Michelucci di indirizzare i propri allievi verso precise opzioni stilistiche. E quindi da questa scuola in definitiva sono uscite tutte personalità nettamente distinte, fortemente connotate. E sia Detti che Savioli che Ricci hanno intessuto un rapporto con il maestro che, appunto, come spiegava Paola Ricco nel caso di Detti, è stato un rapporto discontinuo, spesso costellato da forti contrasti. Basti pensare nel caso di Ricci all'ultimo episodio del progetto del Palazzo di Giustizia di Firenze, in cui appunto l'ormai anziano maestro si è ritrovato a collaborare con l'allievo, e poi a un dato momento sono insorti dei problemi, delle incompatibilità non del tutto chiare dalla documentazione. C'è la testimonianza di Michelucci che a un certo punto dichiara: ho visto le ambizioni correre, con un riferimento abbastanza esplicito a Ricci, e quindi Michelucci